欢迎来到南京。Ciao Italia. Bucci. Olimpici. Giovanili.Forza Azzurri. Giochi Olimpici. Giannini. Alessandro Bottoni. Triathlon. Giulio Soldati. Aurora, intanto iniziamo dal diploma olimpico, è già una bella soddisfazione. Sì, molto. Senti, ma tu stai studiando? Sì, liceo scientifico Lorenzo Rocci a Passacorese. Quindi in attesa della maturità hai già preso il diploma dal CIO. Eh già. Ti trovi comoda nel villaggio olimpico? Sì, le attrezzature sono fantastiche, anche la camera è buona, i letti un po' duri. È un buon posto per gli atleti, ci si trova bene. Ma il villaggio è molto bello e io insomma di Olimpiadi ne ho viste tante, per cui devo dire che è molto organizzato, ben fatto. I trasporti sono un po' così così, perché noi siamo per esempio la vela da 90 km dal villaggio, per cui insomma ogni giorno dobbiamo passare almeno 4-5 ore sull'autobus, però al di là di questo mi sembra che l'atmosfera sia molto bella, anche tra la squadra vedo tanti ragazzi e ragazze belli, belli giovani e soprattutto motivati, per cui è un'esperienza molto bella anche per me e faccio un grande in bocca al lupo a tutti. Siamo prontissime ragazze, dai eh! Carica mille! Prontissime! Ce mangiamo! Welcome to Nanjing! Ho già visto che molti hanno iniziato a fare delle attività qui in villaggio. A linea di massima ho questa scheda con me, ma poi verrà distribuita una per ogni sport in modo che potrete poi guardare gli orari. Ora dirvi tutti gli orari sarebbe impossibile, non ve li ricordereste neanche. Sono onorata di questo ruolo che mi è stato dato dal CONI, questo ruolo di Young Ambassador, e sono felice di poter rivivere le emozioni e lo spirito olimpico. Abbandonata la visione di atleta concentrata a vivere la sfida sportiva, dovrò quindi concentrarmi di più a vivere un po' il contorno dell'Olimpiade e soprattutto le attività culturali ed educative che metterà in programma l'Olimpiade per questi ragazzi. Forza Azzurri!